Salve ragazzi, come promesso vi mantengo informati, aggiornati sui miei progressi o passi indietro relativi alla stampa 3D. Cosa mi è successo? Praticamente la bobina che veniva in dotazione con la stampante, ovvero una bobina da 200 grammi, mi stava giungendo al termine. E mancavano pochi centimetri, pochi decimetri, e già mi ero premurato di allestire una nuova bobina di PLA da 1 kg, questa che vedete montata, questa qui nera. E questa stampante di bello ha che nel momento in cui termina il filamento si interrompe, mette di lato l'estrusore e vi avvisa che insomma la stampa non può seguire per mancanza del filamento, in modo da darvi l'opportunità di inserire un nuovo filamento qui nella bocca d'ingresso e continuare la stampa. Voi inserirete il nuovo filamento nella bocca d'ingresso, poi tramite il display darete nuovamente avvio alla stampa e riprenderà lì dove si era fermata. Io però ho commesso una pecca di ingenuità. Praticamente ho inserito il nuovo filamento nero all'interno dell'ingresso del filamento e sembrava che la rotellina, questa dorata, si stesse chiamando il nuovo filamento, in realtà non l'aveva agganciato bene. Ho dato l'avvio al seguito della stampa e la stampante ha seguito nei suoi movimenti, quindi ha seguito il suo percorso predeterminato, e solo che a un certo punto ho detto: ma quando esce il nuovo filamento nero, visto che quello, il primo che stavo utilizzando, era blu? Dopo qualche minuto ho iniziato a insospettirmi e guardando meglio mi sono reso conto che la rotellina che si doveva chiamare il filamento nero nuovo non stava avendo presa, e quindi mi è toccato interrompere nuovamente la stampa. Ho rimesso per bene il filamento all'interno dell'ugello di introduzione, solo che lì mi sono reso conto che il percorso di stampa già era proseguito oltremodo e tutta quanta la stampa andava a deteriorarsi, proprio perché mancavano alcuni pezzi, e quindi insomma l'estrusore si era sollevato, l'asse Z si era sollevato rispetto a quello che era il suo percorso iniziale e già non andava più a depositare in maniera corretta il filamento caldo sulla base di stampa. Che dire, ho perso circa un'oretta di progresso. Dovevo stampare due lettere, la A e la R, come vedete, e niente. Ora mi tocca ricominciare da capo, e questo chiaramente mi risulta di insegnamento, perché d'ora in poi, anziché attendere la fine del filamento, il blocco della stampante che mi avvisa eccetera, provvederò autonomamente, quando vedo che ho un filamento in fase terminale, diciamo così, per congiungerlo con uno nuovo. Quindi nel prossimo video vi farò vedere come collegare due filamenti, uno terminale e uno nuovo, in modo che ci sia una continuità, in modo che la macchina non debba fermarsi e possa procedere tranquillamente nella stampa senza dover fare la pausa per il cambio di filamento. In questo modo sicuramente il processo di stampa sarà più lineare, ci sarà minor possibilità di errore, soprattutto da parte mia, e insomma evitiamo un problemino che sinceramente mi ha fatto perdere una buona oretta di stampa. Ora, per fortuna era solo un'ora, ma immaginate cosa sarebbe accaduto se avessi già fatto 5, 6, 7 ore di stampa
e magari mi mancava pochissimo, cioè avrei perso una giornata intera per una stampa che sarebbe risultata inutilizzabile, tutto da buttare. Questa volta, per fortuna, ho buttato solo il filamento di prova che arrivava con la stampante, quindi speriamo che questo mi sia l'insegnamento e speriamo di non ripetere più simili errori. Ok amici, vi volevo far partecipi di questa situazione, ovviamente se capiterà a voi, quando vi troverete voi nel momento in cui va a terminare il filamento, vi converrà sicuramente preventivamente collegare il nuovo al vecchio fondendoli assieme in modo che poi la macchina abbia la possibilità di tirarseli senza nessuna interruzione. Bene, con questo è tutto, spero che questo video vi risulti utile, che possiate comunque apprendere anche dai miei errori. E vi invito a effettuare l'iscrizione, a cliccare sulla campanella e così riceverete le notifiche dei nuovi video che usciranno riguardo alla stampante 3D. Ok? Ragazzi, vi saluto, seguo a stampare e ci becchiamo più avanti. Ciao!